There's a lot of different types of Italians that come to New York. Yeah, there's rich Italians, there's not so rich Italians, there's Italians who, maybe that's enough, rich and not rich, like the Italians that come. When my parents came, there was no rich Italians came here. You know, it was just the poor. After the war, they came, they moved, you know, to Australia, Argentina, New York. They went to these places from Sicily anyway. But today you have a lot of wealthy Italians coming, but not just Italians, but you know, a whole wave of Euro trash coming. The wealthy Europeans coming to New York, they get beautiful apartments, you know, they're artists, they're painters, filmmakers, and why do they want to come to New York? Why? Because they're sick of Italy, I guess. Maybe Italy becomes too provincial for them, and you know, the new Italians think that, you know, first you go to London, you go to Berlin, you go to Paris, I mean, you go all over Europe first. Am I right? Did you do the same? And then finally you come to New York. Okay, when I was growing up, the Americans looked at me and all the other Italian Americans like, you're in the mafia. Everyone's in the mafia or in the pizzeria business, so you either make pizza or you're in the mafia. So when the Italians come here and they meet someone like me, who's Italian-American, you know, Italo-Americano, I'm so different from the Italians, but I share their culture. All right, anyway, they look at me as like a half-breed Italian, I think. I'm only half, you know, even if my parents are from Italy and I speak some Italian, I'm just a little bit Italian because I don't know. I think they see me as a little strange because I'm not so much American, I'm not Italian, but somewhere in the middle. But the Italians that come here and they look at me and all the other Italian Americans, I think they look down on us a little bit, honestly. That's my opinion. My father, when he came here, he had a very hard time. He didn't speak any English. When he went to school, you know, everybody picked on him. He changed his name from Giovanni to John. He wanted to be an American. Yeah, it's strange because my birth name is, it says Mark, M-A-R-C, Mark A. Caruso. But then I always been proud that I have Italian ancestry. I'm proud that my parents are from Sicily. And I always wondered, why is my name Mark instead of Marco? I much prefer Marco. I think it's a much nicer name than Mark. So as I got older, I started telling me, yeah, my name is Marco. Marco Caruso. Doesn't that sound better than Mark Caruso? So I'm like the opposite of my father. And he wanted to forget his Italian heritage, and I want to embrace mine, you know? Era annoiata. Diventare un pendolare con gli Stati Uniti non è esattamente come diventare un pendolare con. Quindi effettivamente non mi dispiacerebbe andare a New York a vivere. Per cui sono venuto da solo, così all'avventura, a vedere che succedeva. Comunque all'inizio l'idea era quella di venire a fare una vacanza. Quella di New York è una visione che tutti si creano nella mente a un certo punto, no? Nella vita, cioè credo che. Già mi immaginavo New York quando avevo 5 anni, insomma, no? Come puoi dire, ci sono due tipi di persone, no? Quelli che rimangono e crescono in un modo diverso, cioè una crescita, semplicemente una crescita diversa. E ci sono quelli che decidono di crescere in un altro modo, che è quello magari, non so, di estendere proprio le radici, di allontanarsi da quello che tu sei, di essere questa pietra scagliata. Che cerca di arrivare il più lontano possibile. Diventare un pendolare con gli Stati Uniti non è esattamente come diventare un pendolare con un'altra regione della tua, cioè del tuo paese, oppure anche semplicemente spostandosi in Europa. Credo che sia veramente un privilegio riuscire a mettersi così sotto questo piacevole stress di non fermarsi su un modello di vita, cosa che credo fatalmente uno si ritroverebbe ad avere in qualsiasi parte del mondo, andrebbe a fermarsi per più di un tot.
Ancora oggi io mi stupisco enormemente del fatto che aspiranti poeti, ballerini, attori, giornalisti, scrittori, pittori, scultori, cioè tutti coloro i quali vanno incontro a una professione molto difficile da economizzare, in paesi, in culle dell'arte come l'Italia, non abbiano poi le opportunità che invece una città che non è, e non si sa perché sarebbe dovuta essere stata considerata la culla, una delle culle delle arti, qui invece trovano. Effettivamente qui l'Italia è un po' una sorta di colonia, subiamo tantissimo quella che è la cultura musicale, la cultura artistica in generale degli Stati Uniti, dell'America. È chiaro che di fronte a una situazione come quella italiana, che è un museo a cielo aperto, sicuramente lì saranno diverse le cose. Qui ovunque ci si gira ci si scontra con una storia che molto spesso è anche oppressiva. Qui è difficile fare qualcosa di nuovo perché non c'è spazio e non ci sono neanche i fondi. Non c'è spazio per mantenere ciò che è stato già fatto. Figuriamoci per fare qualche cosa di nuovo, con quale presunzione si vuole fare qualcosa di nuovo quando abbiamo una responsabilità così grossa? Hai bisogno di sapere che c'è un posto dove puoi completamente esprimere e puoi completamente essere libero. Questa è la mia sensazione di New York. È come innamorarsi di qualcosa senza neanche conoscerlo, senza neanche averlo annusato, senza neanche averlo mai toccato. Io ci avevo un po' il mito, devo essere sincera, avevo un po' il mito americano, cioè vai in America e trovi qualcosa, non so cosa, però... La televisione ci ha portato qua e penso a dei libri che ho letto quando c'avevo 23-24 anni. Sì, secondo me, ecco, il mio immaginario sono stati i film, e sono i film, e il cinema. Oppure la Beat Generation. Credo di essere stato piccolo, sei stato bambino in un mondo in cui i sogni di mio padre erano sogni americani. E questo ha fatto sì che per me non ci fosse altro pensiero, altro desiderio, insomma, al di fuori di quello. Perché i sogni di tuo padre sono i tuoi sogni. E la generazione di mio padre ha scoperto il denaro in quegli anni. Il denaro tanto veniva dagli americani dopo la guerra, e il denaro era soprattutto collegato a un way of life che era americano, che loro reinterpretavano in modo europeo. Però insomma, mio padre a un certo punto ha deciso di costruirsi una piccola casa in montagna, se l'è fatta quasi da sé, e il modello, poi l'ho capito dopo, alla fine era un modello americano, cioè proprio una casa fatta con l'idea in muratura, perché noi siamo europei, non la facciamo in legno. Però tu la vedi, sembra una casa pensata da un americano. La mia generazione invece, che non aveva problemi di denaro, è venuta qua negli Stati Uniti soltanto per una questione di immagine, ovviamente, che i media hanno dato agli Stati Uniti, e perciò ha fatto sì che sono venuto qua a New York. Io magari ho anche le idee più fresche, sono appena arrivato, quindi tutto quello che mi è successo in questi ultimi 10 giorni. Però il mio immaginario, cioè quello che mi aspettavo, le aspettative, le proiezioni, non sono ovviamente fresche. Allora pensavo potesse essere questo, invece il mio ragionamento quasi inquinato dal fatto che io un'idea dell'America ce l'ho da tanto tempo. Camminando per la strada, vedere i tombini che fumano, e i bambini che fumano non si sono mai visti da nessuna parte, e però nei film in cui dipingono New York come il posto dove in verità si annida il male, c'è la classica prima scena iniziale in cui, anche per significare questo come metafora, c'è il fatto che è come se brulicasse sotto di un'energia strana che viene fuori sotto forma di fumo, l'inferno che sta sotto questo posto. E penso a dei libri che ho letto quando avevo 23-24 anni, come uno che non ha letto mai nessuno, che è Schiavi di New York, Tamai Yankovic, no, non lo so, poi e quello mi ha impressionato, cioè insomma già un po' me l'aveva dipinto. C'era una storia, ad esempio, mi sembra che parlasse di un artista che viveva in un loft. Direi che comunque forse i film sono la cosa che mi hanno
sempre influenzato di più, cioè il fatto che comunque nel film che vedi, vedi quella strada, poi arrivi qui e vedi quella stessa strada ed è uguale, cioè non c'è niente da cambiare, cioè proprio sembra comunque di stare sul set di un film comunque a New York, quando cammino, quando vado in giro, e forse quella è stata la cosa più, ed è comunque ancora la cosa più che mi colpisce di più. Sì, secondo me, ecco, il mio immaginario sono stati i film, e sono i film, e il cinema. Sì, proprio il film, vedere, che ne so, Serpico, non lo so, ce lo vedi. Vive la casa di Serpico è ora due blocchi da casa mia, è bellissimo essere qua, cioè ti vedi dentro un film, questo è un po' New York. Sì, c'è un ti costruisce questo sogno, questa idea di questa città, un po' pericolosa però, dove tutto è possibile. La prima volta mi è successo quando sono uscita dal Guggenheim, sono entrata a Central Park e c'è l'entrata di Central Park in corrispondenza del Guggenheim ha la grata sul lago. E io ho detto, ma io questo posto l'ho già visto, e allora mi sono ricordata che la scena del maratonete in cui Dustin Hoffman a un certo punto si ferma e si butta sulla grata esausto è proprio in corrispondenza di quella dell'entrata del parco del Guggenheim. Fuga dal Bronx, e i Guerrieri della Notte in assoluto. Bravo. I Guerrieri della Notte. Metropolitana. 1997, Fuga da New York. Iena Plinsky, Carl Russell. Oppure King of New York. Mi è venuto in mente U2, Angel of Harlem, mi è venuto in mente Armageddon, mi è venuto in mente ragazzi, mi aveva aiutato Taxi Driver, l'immagine mia di New York, casino, i tassi. Ma la mia è quella della notte. Quella della notte. La metropolitana. Pensavo adesso sempre. Taxi Driver, onestamente Taxi Driver l'avete visto? Per me sì, sono cresciuto in America sicuramente, io sono specificatamente sono cresciuto a Paperopoli e in parte a Topolino, sicuramente, e all'inizio è stato quello e poi dei libri su Disneyland, immaginare cosa c'era laggiù, quindi molto l'America di Disney devo dire, e poi più grande sì l'America del cinema, però mi sembra giusto, noi sottovalutiamo quanto siamo americani in genere, invece noi siamo sicuramente americani, ma come ai tempi dei romani erano tutti latini, loro sono veramente... Ma i media per me su New York, sull'America in generale, hanno cominciato a darceli quando eravamo ancora bambini, quando le mie sorelline giocavano con la Barbie, allora cominciava a entrare in casa l'universo americano, gli Action Man, Big Jim, tutte queste cose cominciavano così a propinarci questo mondo dell'America fatta di rosa, fatta di luci, fatta, non so, per me era anche Heather Parisi, che era una showgirl americana allora, che io amavo tanto, quindi tutti questi personaggi così divertenti, così leggeri, hanno contribuito a fornirmi questo quadro. Quando penso a New York, penso a Miller per quanto riguarda i fumetti, penso al jazz, insomma, l'enorme diffusione del jazz e quindi tutti gli autori che ne derivano. Penso ai grossi registi, penso al teatro di Bob Wilson, penso per tutte le situazioni artistiche più importanti in questo momento ci derivano da lì, il mondo della musica leggera, il mondo della musica in generale parte da lì. Forse sì, New York, forse non è la musica su New York, è proprio che io suonando c'ho in testa. Cioè in testa proprio New York come la città della musica. Da quando ero piccolo io ho sempre sentito come tanta gente, come quasi tutti, hanno sentito un'influenza micidiale enorme di musica americana. E io la musica americana l'ho sempre identificata con la città di New York. Quando penso a un colonialismo da un punto di vista alimentare, penso alla Coca-Cola, penso agli hamburger di McDonald's, penso all'abbigliamento, tutto ciò che è abbigliamento, dai jeans, dai Levi's, penso alle macchine, penso al ruolo della macchina, penso alla musica. Qui diventi più consapevole dell'essere italiano, cioè di che cosa significa essere italiano.
L'America è il sistema migliore per scoprire quanto uno è contento di essere europeo. Credo che mi sentirò sempre italiano. Io prima sicuramente ero italiano perché non ero stato da nessun'altra parte, adesso sono italiano in maniera diversa. Sì, ma io mi sento newyorkese, io mi sono sentito newyorkese un'ora dopo che sono arrivato qua. Però sicuro sono italiano. Non mezza volta, no, mezzo italiano e mezzo americano. Sono arrivato, mio fratello è venuto a prendermi, mentre da Queens, da Long Island, ci recavamo a New York con la limousine. Bravi ragazzi, allora adesso è partito. Niente, allora guardavo sulla mia destra, c'era tutto il panorama di New York, la costa est di New York. E dicevo, mamma mia, che è? Che cos'è? Sei arrivato a New York con che idea? Di rimanere qua? No, no. Sono venuto in vacanza e poi mi sono fermato. Ah, ok, la vacanza quanto è durata? 6 anni. La prima vacanza un anno. La prima vacanza un anno. La seconda sì. 4 anni. No, no, quello che voglio dire, tu adesso ti consideri una persona che vive negli Stati Uniti? No, non ancora. E com'è? Quanto tempo ci vuole? Viene ogni mattina a lavorare. E cioè, dove lavori? Perché non ancora, sono indeciso ancora. Da quanto tempo sei qua? 5 anni e mezzo. Ok. La tua indecisione è basata su che cosa? Cioè, hai qualcosa di meglio che ti offri? Cioè, pensi di ritornare in Italia? Ma lui non è indeciso. Un momento, lui tu non lo sai, lui lo sa. Sono indeciso, non so se ritornare in Italia o restare qui e basta. Stiamo parlando della stessa cosa. Tu non sei stato americano. Ma tu c'hai... Questa 20 anni. No, 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 ma lui sta da 6 anni qua. Allora? Tu sei americano. Americano che significa? Tu sei americano. Io mi sento un essere umano della terra. Americano che senti? Io vivo qua, ma... ti senti americano o no? Mi sento americano, sì. Sì. Certo che mi sento americano. È il tipico accento americano. C'ho... Senti americano, perché dici sono americano invece di italiano? No, no, aspetta, aspetta, non posso dire che sono americano invece di cinese. Ma perché italiano? No, no, io sono italiano. Io mi sento americano. Un momento, io sono italiano. No, o sei italiano. Mi sento americano, cioè preferisco... Ma o sei italiano? No. Non puoi dire. Scusate, ma di che stiamo parlando? Tutti gli italiani della mia generazione che vivono qua a New York, che conosco, sono persone che sono rimaste assolutamente italiane. Quello che ti succede è che hai un'apertura diversa verso il mondo, cioè cambi alcune delle tue abitudini di vita. Però non diventi americano, sei comunque resti italiano, secondo me non c'è niente da fare, non riesci a diventare americano. You know why? Perché mi fanno ridere gli italiani che sono qua 3 mesi e parlano alla John Wayne. Per favore, avete 3 frasi nel vostro vocabolario. Non prendete per il culo voi stessi prima del vostro interlocutore, parlate con il vostro accento, siete di Parma, parlate con l'accento americano, non vi ammazza mica nessuno, cosa succede se andate a parlare, se parlate con il vostro accento? Tanto l'accento, senza accento non parlerete mai. New Yorkese siamo tutti, perché lo vedi com'è? Stai qua una settimana che sei qua, ma dipende però se vieni qua a fare cose, se qua in vacanza non vale. Se tu vieni qua, nel momento in cui arrivi qua, non hai una data di ritorno sul tuo biglietto, tu sei newyorkese. Perché tuo nonno era newyorkese quando è venuto qua, perché l'hanno forzato a venire, tu sei qua perché è il tuo sogno che ti porta ad essere qua, e non, nessuno ti dice tu non sei newyorkese. Capito? Neanche uno che è stato qua tutta la vita, che ha avuto il nonno, che ha vissuto qua tutta la vita, nessuno ti può dire tu non sei newyorkese, perché tu lo sei. No, no, io sicuro mi sento italiano e sono anche contento di dirlo, essere italiano. Non mi sento assolutamente americano perché non lo voglio essere americano. La cosa che dico sempre sono venni qua e continuo a stare qua per un po' per curiosità, un po' per provarmi, un po' per forse trovare me stesso pure, non lo so. In Italia in quel periodo non potevo trovarmi, ecco perché venni a New York. Però sicuro sono italiano. È un momento italiano, è un momento di transizione. C'è questo personaggio che viene chiamato, tutti hanno un soprannome chiaramente, all'Isola d'Elba, e questo ragazzo, ma ora è una persona grande,
ai tempi veniva chiamato Garzanti, perché lui sapeva tutto, Garzanti come l'enciclopedia, lui sapeva tutto ma sempre in una maniera sbagliata, cioè a modo suo, era ironico il nome Garzanti, no? Era una persona non di cultura, era uno che aveva girato il mondo facendo marinaio. E italo-italiano è la sua definizione, lui diceva sbagliando, voleva dire italo quello, italo quell'altro, italo americano, italo di qua e di là. Lui diceva italo-italiano, io sono un italo-italiano. Di idoli italiani che diventeranno idoli americani. Diciamo che l'America è il sistema migliore per scoprire quanto uno è contento di essere europeo. All'inizio è gioia, felicità, divertimento puro. È proprio come entrare, è tutto Disneyland, scoprire un mondo, molto bello. Però poi alla lunga è un modo di capire perché poi noi siamo diversi, in cosa. E alla fine sono cose che almeno a me piacciono molto, io sono molto contento di essere un europeo e non un americano. Io vedo più la mia situazione come quella di qualcuno che comunque viaggia, ecco, e magari arricchisce o aggiunge, ma non necessariamente vuole abbandonare una cosa per prenderne un'altra da un'altra parte, quindi credo che mi sentirò sempre italiano. Però in fin dei conti non è più, cioè c'è una bella differenza tra appunto questa italianità e quella dell'italoamericano di 30 anni fa, cioè qui stiamo parlando proprio di due mondi diversi, insomma. E loro hanno abbandonato qualche cosa, hanno lasciato per sempre quando se ne sono andati casa, luoghi, famiglie. Cioè, è diverso, cioè, io in un anno e mezzo che sono qua sono andato in Italia tre volte, cioè, prendi un aereo e vai in Italia, cioè, stai via qualche giorno, non è un problema. Come si diceva prima, gli emigranti che sono venuti qui, gli italoamericani famosi, sono venuti col ferry boat, con la nave, noi siamo arrivati già in aereo, quindi abbiamo ridotto di parecchio e la comunicazione, una volta scrivevano le lettere. Quando siamo arrivati noi si cominciava a telefonare, subito dopo si è passati alla comunicazione via email con gli amici, piuttosto che con i genitori con i quali invece sei ancora in contatto telefonico. Adesso è più un'avventura venire qui, no? Nel senso che non c'è più quell'urgenza economica di uscire dall'Italia per venire a trovare il pane qui, no? A noi gli italoamericani tipo che stanno qua da 40 anni, 30 anni, a loro ci vedono come artisti o figli di papà che vengono qua, almeno questa è la mia visione, figli di papà che vengono qua, vanno a scuola di inglese o a scuola di cinema e loro invece lavorano tutti i giorni. Non lo so, magari loro hanno sofferto nel loro ingresso negli Stati Uniti, cosa che i giovani italiani in America non fanno, non si tratta più di sofferenza, cioè volendo chi vuole lavorare qui lavora, penso. Credo che noi per gli italoamericani oggi siamo degli alieni o comunque non apparteniamo all'Italia, ci sono come due Italie secondo me nel loro immaginario, una è la vera Italia che è la loro, quella da cui loro sono partiti, magari non hanno mai fatto ritorno, però quella è l'Italia, quindi con tutta una serie di cose che probabilmente neanche noi conosciamo. E poi c'è l'Italia da cui proveniamo noi come generazione, che è probabilmente nel loro immaginario è una piccolissima porzione di questa Italia, o è un'altra Italia ancora, e non riescono a collocarci, c'è proprio una grossa difficoltà di comunicazione, c'è una grossa difficoltà di riconoscibilità. No, questo è interessante. Sono 5 anni che io sto a Little Italy, diciamo, perciò ho conosciuto tutti. Anche perché poi il fatto che io facevo questo evento, che facevo vedere i film, ho sempre fatto vedere i film italiani in un parco all'aperto, perciò ho avuto contatti con le associazioni italoamericane, con la città di New York e via via. Ho avuto il piacere, diciamo, di andare a stare a Mulberry Street parecchio tempo e ha fatto sì che io ero praticamente quello che è arrivato Mister Italia, perché andavo nei ristoranti italiani a cambiare, che ne so, cappuccino con una C
guarda, il cappuccino si scrive con 2C. Gli americani come vedono gli italiani? Gli americani che sanno che gli italiani esistono, li vedono in un modo armonioso, sono persone allegre, felici, che mangiano pizza, lasagne, meatballs con la pasta e ogni tanto ammazzano qualcuno perché non si fanno scappare la mosca dal naso. I think the general concept that people have about Italians, it certainly comes from the media, and it's a little, you know, it's exaggerated. I think that's what the media gives us. I mean, every man is an Italian lover, and every woman is Sophia Loren, and every you know, and everybody in Italy cooks fantastically, and you know, they're all very sensual, and I think that you know, probably who was the guy who did the all of the Sophia Loren and Mastroianni movies, De Sica. Yeah, I think he's probably did more to, you know, shape an American's view of Italians than anybody else, because those movies were so accessible for us, you know. Il film dell'Italia che loro hanno visto qui, fino a che non è uscito Il Postino, era appunto Il Padrino e qualche americano di una, con una certa cultura, perché ha visto i film di Rossellini o i film di De Sica, però altro dell'Italia non è arrivato fino a appunto 4-5 anni fa. C'è un giornale qua di italoamericani, se tu guardi gli annunci, le offerte di lavoro su quel giornale, sono tutti pizzaioli, cameriere o cose del genere, per cui proprio panettieri. Italiano tipico fa queste cose qua. That's what most people think of Italians. And I can't say that there's been any other medium that has made such statements about Italians than movies. You know, we didn't really get it through television. Music, not really. So it's really been the movies that have shaped our ideas of what Italians are like. I newyorkesi ormai conoscono l'Italia nostra, conoscono l'Italia di Milano, di Roma, conoscono la moda, conoscono l'arte, la Toscana, quindi ormai l'idea dell'Italia è sicuramente diversa. La gente che viene a studiare italiano ha già un'idea precisa dell'Italia, è abbastanza informata, non è il tipo di persona che identifica l'Italia come fatta da famiglie con 20 figli ognuno, che non sa ancora che la nascita è sotto zero in Italia e pensa che in Italia si mangia solo pizza, spaghetti, mafia, eccetera. Insomma. No, è gente che è già stata in Italia, disinvolta. Insomma, 10 anni fa, visto che noi già lavoriamo da un bel po', qui 10 anni fa gli studenti erano diversi. Sì, erano forse più pionieri di questa idea, quindi con un pochino più di, come si può dire, di innocenza rispetto alla cultura italiana e non sapevano molto e avevano ancora questi stereotipi. E io mi divertivo a dire l'Italia è un paese di ladri, così loro ridevano e capivano. Rimango come in pausa, in sospensione, in una conversazione e ci sono questi silenzi tra me e l'altra persona perché io penso e mi sembra di avere in testa un foglio bianco e la prima cosa che arriva è la parola in inglese, che comunque è sempre una contrazione del pensiero. Un prestito linguistico è l'assimilazione di materiale linguistico da una lingua a un'altra. Sono definiti prestiti comuni singoli elementi lessicali che esprimono concetti culturali nuovi per il gruppo che li prende in prestito, o nozioni particolarmente importanti in una data situazione di contatto. Le parole che una lingua prende in prestito mantengono lo schema generale dei suoni della parola originale, ma la modificano per assimilarla al sistema fonetico e fonologico della lingua che compie l'integrazione.
Una volta avvenuto il prestito, le parole vengono incorporate nella struttura grammaticale della lingua adottiva. Nella lingua diventano, in effetti, parole nuove. I parlanti bilingue, durante un atto di comunicazione, imparano generalmente ad usare un insieme di regole interlinguistiche per i prestiti creativi. Il gruppo di quelli come noi, che hanno 30 anni, che stanno qua e che si vedono, non so, è un po' strano perché non sono quella vecchia generazione di italoamericani che ogni tanto senti sulla metropolitana che non sanno più parlare italiano. Cioè, a noi questa cosa non succederà mai. Noi sapremo sempre parlare italiano correttamente. La commutazione di codice si riferisce all'alternanza tra una lingua e un'altra. Quando il parlante bilingue, parlando nella sua prima lingua, usa un termine appartenente alla seconda lingua. Spesso la parola straniera viene portata in gioco ed incorporata nella comunicazione quando il parlante vuole usare un concetto strettamente associato ad attività o valori culturali dell'altra lingua. Sicuramente adesso più frequentemente magari mi può capitare di usare delle parole in inglese perché non me le ricordo in italiano, però non ho un'idea se le persone che mi conoscono vedono questo cambiamento. Sicuramente sì. L'italiano, inglese, tutto mischiato, sì. L'ho perso l'italiano, lo sto perdendo. Dovrei leggere di più l'italiano. Ormai io parlo adesso, sto parlando adesso qui perché mi sento che devo parlare perfettamente italiano. Però tutte queste pause che sto facendo è il motivo della lingua. Prima non parlavo con pause, oppure zagagliavo, oppure balbettavo. Prima il discorso era più fluido, adesso è il discorso molto più lento e la mia lingua sta cambiando, però in qualche modo fa parte anche di quest'altra situazione, di questo l'immigrazione. Non so, forse io faccio sempre riferimento a Blade Runner, the film, vedi? Blade Runner, il film con Harrison Ford, dove lui viveva in questa città dove la lingua era praticamente una lingua composta da centinaia di lingue. E qui a New York è uguale. La situazione sarà Blade Runner fra 20 anni. Qui a New York si parlerà un inglese, un newyorkese che è incomprensibile. Soltanto è comprensibile solo per la gente che vive qua. Essendo un linguaggio molto onomatopeico, l'inglese ti dà un'immagine più veloce di quello che vuoi dire, però perdi tutta la dialettica. E siamo in quella fase, veramente, dove il tuo lessico italiano viene scemando, perché devi stare lì molto più tempo a pensare a che parole usare. Ti viene molto più facile usare determinate espressioni in inglese, però dall'altra parte non sei così forbito e non sei così dialettico in inglese da poter affrontare un discorso forbito come lo potresti fare in italiano o usare la dialettica che usi in italiano. Quindi sei in un limbo strano dopo un po' di anni che sei qui e non è una bella cosa. Il ticket famoso, la multa, che... Cioè, io adesso molto più spesso, se io ti dico sicuramente molto più facilmente, ho preso un ticket ieri, che dire, ho preso una multa ieri. Per esempio, controllare, to check, ogni tanto torniamo a casa e ci chiediamo a vicenda, hai checkato la segreteria telefonica? E se io dicessi, non so, a mia madre, hai checkato la segreteria telefonica, lei non capirebbe giustamente quello che io dico, perché non è un termine, è un qualcosa that we made up, che abbiamo costruito insieme, no? Oppure se chiedi all'altro, ma sei d'accordo con me, dici, ma tu agree con me? Non vuol dire assolutamente niente, però ci si capisce subito. Oppure, hai bucato il film per andare a vedere, hai bucato il biglietto d'aereo. Anche poi un'altra cosa, per esempio, muovendomi da Little Italy a Chinatown, adesso anche il mio cinese è incrementato.
Ma il mio sogno diciamo, è di parlare un inglese perfetto, londinese, 1920 forse. Quello sarebbe il mio sogno di parlare. Ma penso che non ci sarà più, non c'ho speranza. Il mio inglese è completamente rovinato. In genere si torna una volta l'anno per 4-5 giorni, si vedono i propri amici e ti rendi conto che non sei più quello che eri una volta e loro purtroppo sono gli stessi di una volta, non sono cambiati. Quindi tu tieni quel mondo, ti inizia a stare un po' stretto, iniziano anche loro a parlare diverso da te e tu certe volte risulti anche stupido perché ci butti dentro qualche parola americana, certe cose non ti vengono. Ma non è tanto perché non all'evidenza non parli bene, ma è perché all'evidenza non c'è più quella stessa comunicazione, lo stesso linguaggio con cui si comunicava una volta. Quindi non riesci più a identificarti come quei tuoi amici, i tuoi grandi amici con i quali bastava dire una parola che si capiva tutto, bastava una parola, bastava per tutta la frase, no? Io dirò degli amici in Italia che adesso sento più adesso di quando ero in Italia. No, io sono molto legata all'Italia, ai miei amici e comunque è un punto di riferimento e ho bisogno di sentirli, di sapere che ci sono, di raccontare a loro cosa mi sta succedendo, di sapere cosa stanno facendo loro, cioè ho bisogno di questo scambio. Non mi va di tornare per ora, ma ho bisogno di sentirli, cioè ho bisogno comunque di sapere che ci sono. Ieri sera, ad esempio, ho ricevuto 10 messaggi mail e cerco di rispondere a tutti perché io li voglio questi 10 messaggi mail ogni giorno. Adesso è un po' fresca la cosa che me ne sono andato, i contatti sono particolarmente vivi, quindi probabilmente questa cosa diminuirà, però ci tengo molto. Io ho perso un po' il contatto con un buon 90% dei miei amici, insomma. Per un po' di tempo, quando tu ritorni da una vacanza, diventi l'eroe nazionale. Tutti vogliono stare con te, tutti ti vogliono parlare, tutti vogliono chiederti cosa fai. Oh, Madonna, in America, che bello, Madonna, se potessi esserci io. Vieni, verrò, di sicuro sono là. Guarda, ci puoi contare. La prima... Cioè, io in 13 anni ho visto due persone che sono venute. Una è una mia carissima amica che è venuta 2-3 volte e un altro un mio amico di Torino. No, ecco, veramente no, mento, insomma, diciamo 4-5, va, ma non più di 4-5 in 13 anni. I miei carissimi amici non sono mai venuti. Non sento moltissimi dei miei amici da anni, sicuramente, almeno 2 anni circa. E sento uno di loro, Lindo, sta a Milano, ci sentiamo raramente per telefono. Però non lo so, una cosa è stata, nel Natale del 2000, quando l'ultima volta sono stato in Italia e... Ho rivisto molti dei miei amici e era un po' come essere sempre stati là. Email, queste cose qua. Ti spedisci qualche foto, ti mandi gli auguri, chiedi informazioni. Abbastanza. O altrimenti per telefono. Il rapporto con i miei amici non l'ho mai risolto, perché non è risolvibile. Lo risolvi quando vengo qua per una settimana a trovarti, che vai a fare casino in giro e lo risolvi quando torni tu in Italia, vai a fare casino in Italia, però le cose che fai con i tuoi amici in Italia sono quelle per cui godi ad essere italiano e godi ad essere là in Italia con i tuoi amici, qua non ci sono e non ci saranno mai. Il mio migliore amico mi guarda sempre con lo stesso rispetto e con la stessa simpatia che mi guardava sempre. Gli altri no, gli altri per un po' di... non lo so, cioè mi guardano anche... come c'è un famoso film, dice l'americano, molto spesso mi chiamano l'americano, credendo ancora che in America si vengono è la fonte di ricchezza, la fonte di guadagno, quindi loro mi vedono come questa persona che viene dall'America, diciamo, a sforgiare le mie ricchezze, e quindi mi guardano un po' con imbarazzo, un po' per qualche volta anche con astio, però alla fine mi guardano come l'americano, non più come il napoletano, Angelo, l'italiano, come l'americano, sì.
Ma tanto lui sì, ormai è americano, ma tu ragioni come gli americani, ma tu ormai c'hai i ritmi americani, ma tu ormai vedi le cose, guarda che siamo a Roma, guarda che sei tornato, guarda che non sei a New York. Questa è assurdamente una delle cose più frequenti che ti senti dire quando torni in Italia. Chiunque dei nostri amici ci veda dice: ecco, sono arrivati gli americani, quanto vi fermate, quanto state, siete in vacanza, ripartite subito. Comunque oramai è diventato, tutti ci dicono: sono arrivati gli americani. Ci si incontra con questo, con quell'altro amico, in questa o quell'altra situazione. O al momento del conto, vabbè, tanto voi avete i dollari. Sono gli americani, pagano gli americani, cioè, queste battute. Ma sì, fare battute è normale, fai scherzi, fai l'americano, vai al ristorante e chiedi il ketchup nella pasta, fai il Berto Sordi, il bucatino provocato, però è un modo di scherzare. Se sono cambiato, ma alla fine molte persone le vedi molto meno, per cui sì, per alcuni magari sono cambiato tanto, per altri un po'. Sicuramente sono cambiato io, come siamo cambiati tutti noi, tutti quelli che sono qua. Questa è una città che inevitabilmente, se ce la fai a stare, ti porta a vivere in un modo completamente diverso, e devi farcela a un certo punto, e ti abitui a ragionare, a pensare, a fare le cose a una velocità che è estremamente diversa da quella di prima, e nel stesso momento insomma, c'è un'evoluzione in te che è molto diversa. Io penso adesso di essere una persona molto più aperta, accetto di molto di più quello che è diverso, quello che non capisco, non lo accorgo come, non lo attacco, in genere uno attacca quello che non capisce perché non sa, allora è insicuro, e invece io adesso cerco di capirlo prima. Secondo me la nostra generazione, questa che ha incominciato a viaggiare, a spostarsi negli anni 90, è una nuova generazione di naviganti, se vuoi, dopo i vari Colombo e Magellano del 1500, cioè, li vedo più come dei nuovi naviganti che vanno alla scoperta del mondo in questi giorni e si insediano in determinate città in giro per il mondo per un po' di anni, poi cambiano, vanno da un'altra parte, molto nomadi e alla ricerca di conoscenza. Chi mi dice: ah, ma beato te, sei così leggero, hai questa leggerezza mentale nel fare le cose. Non credo, penso che ce l'abbiano tutti, non credo di aver fatto un atto di coraggio a cambiare città, è quasi naturale alla fine, cioè se uno deve... O sei un nobile, o tuo padre c'ha una grande ditta e ha un destino segnato dalla nascita. O se no è anche bello cambiare città, andare a vivere da altre parti, perché se ci vivi una cosa, se sei in vacanza un'altra. No, è interessante perché per esempio io non mi sento che mi sono venuto qua a New York, non mi sento che io sono uscito dall'Italia in qualche modo, mi sento un po' che ho cambiato quartiere e sono venuto qua a New York. Il piacere di stare a New York ci sta. Oh, se dovessi andare via un domani da New York, mi mancherà tantissimo New York. Cioè, per me è casa mia, mi trovo più a casa a New York che penso mi potrei trovare in Italia. Cioè, l'esperienza, sai, dai 18, dai 20 anni in poi è quando inizi veramente ad avere l'esperienza lavorativa, cioè inizi a diventare un adulto. E sì, ormai vivo qua, cioè casa mia è questa. Non mi sento a casa mia. Quindi so che la casa mia è là. È in Italia e so che tornerò. Questo è un periodo, un ciclo. La curiosità è proprio questa. In più io, da generazioni, molti miei parenti, molti membri della mia famiglia, dai primi anni del Novecento si sono trasferiti in America, alcuni negli Stati Uniti, altri in America del Sud, quindi mi piacerebbe poter andare anche lì per riallacciare un legame, per ritrovarli e verificare cosa sono riusciti a costruire lì. Perché vorrei trovare il nome della sorella di mia nonna, che è nata a Brooklyn alla fine del 1800, e non mi ricordo esattamente quanto, so il nome e il cognome e so di trovare il nome suo là.
Non mi ricordo esattamente da dove venissero, perché probabilmente erano già emigrati in Argentina e poi sono venuti qua a New York. La sorella di mia nonna è nata qua e poi quando aveva 5 anni, credo, sono stati 5 anni qua a New York, sono ritornati all'isola del Bala. Io mi sono sempre immaginato come se ci fosse un grande muro, questo non so se me l'hanno raccontato o se corrisponde alla realtà. Io ragiono sempre per la mia memoria visiva, io mi sono sempre immaginato un muro con una serie infinita di nomi e cognomi. Questo è il mio ricordo, quindi se oggi andiamo là, come spero, verificherò se è una roba vera o se è solo la mia immaginazione che ha memorizzato questa cosa in quel modo. Io mi immagino un muro pieno di nomi e cognomi. Sapevo di Ellis Island perché questo fratello di mia madre è l'unico, questo zio Manrico che ha sposato la zia Ivy di Brooklyn, è l'unico della mia famiglia che è stato ad Ellis Island e ha trovato, quindi una traccia, cioè si sa che c'è. Io voglio trovare questo nome, Rosa Provenzali, che è il cognome di mia nonna, che dovrebbe essere lì. Io non l'ho mai visto. È abbastanza normale quando si è in America cominciare con definire chi si è e perché si è qui, perché è la prima domanda che ti fanno all'aeroporto. Io sono Angelo. Mi chiamo Beatrice Mucci, sono di Milotta. Diventare un pendolare con gli Stati Uniti è un po' di 5 anni. Sono arrivato. Allora, io sono Fabrizio. E io sono Domenica. Nessuno ti dice, siamo qui da. Siamo Daniele, ho 15 anni. Ho 31 anni e sono qui da 5 anni. Io dell'America sono da 3 anni e sono venuta per la prima volta. Sono venuta a un'ora più tetta. Si poteva passare in posto da un anno e un mese circa. Io mi chiamo Luca Pizzaroni, vivo a New York da 5 anni. Conoscevo, vengo da Trapani, persone di queste anni, le visita, io ormai 4 anni circa che vivo qua. Sono andato in mille altri posti, ma in New York alla fine sono più di 5 anni che sono qui. Io sono qua da praticamente 4 anni. Nessuno ti dice tu non sei newyorkese. Sì, certo. Nessuno ti dice tu non sei newyorkese. Si dice in America te crisi. All'inizio andavo e venivo dall'Italia in continuazione. L'Europa esiste. Idealmente penso che tornerò. Quindi è stato un insieme di fatto, non è stata una decisione precisa. Sono venuto qua a New York. Sicuramente sono cambiato io come siamo cambiati tutti noi, tutti quelli che sono qua. Ti diventi più consapevole. Questa è una città che inevitabilmente se ce la fai a stare. Venni a New York per curiosità. Sono venuto a vedere. Volente, volente. Sono venuto qua a New York. Comunque resti italiano. Impari a non niente, quasi ad niente da fare. Fuga dal bro. E i guerrieri della notte, in assoluto. La cosa che ti fa arrabbiare è che ci rubano i movimenti italiani. Nessuno ti dice tu non sei perché il fatto di essere andato in un posto e poi vivere in un altro, o se domani sarà ancora un altro posto, sarebbe stato un lavoro più gli americani. È sempre una crisi ed è una crisi comunque. Tu agri con me, questo silenzio tra me e l'altra persona, perché io penso. La cosa che più mi fa arrabbiare è che ci rubano anche. Che arriva è la parola in inglese, che comunque è sempre una contrazione del pensiero. Essendo un linguaggio molto onomatopeico, l'inglese. Da qui, un'immagine più veloce di quello che vuoi dire, però perdi tutta la dialettica. Lavoro, se c'è un lavoro
da fare è quello di uscire dalla tua italianità. Io sto per a New York, uscire fuori, mi piace essere qua non per sempre. Dove mi trovo più a casa a New York, dove penso che potrei trovare. In America c'è crisi. L'Europa esiste. Ma tu ragioni come gli americani, ma tu ormai c'hai gli americani, ma tu ormai vuoi dire cose. Oh, guarda che siamo a Roma, oh, guarda che sei tornato, guarda che non sei a New York. La mia generazione invece, che non aveva problemi di denaro, è soltanto è venuta qua negli Stati Uniti soltanto per una questione di immagine, ovviamente. È stato qua. Gli americani non ne vedono gli italiani. Beh, qui, dopo 6 anni è una vita assolutamente normale. Essere italiano è un fatto così. Chiunque dei nostri amici si vede. Vedono gli americani. Quanto gli fermati sono stati? Allegri, amici che mangiano pizza, lasagne. Basta. E ogni tanto ammazzano qualcuno. Sì, ma io mi sento newyorkese, io mi sono sentito newyorkese un'ora dopo che sono arrivato qua. Io sto bene a New York e mi piace adesso stare qua, non per sempre. Essere nato in un posto e poi vivere in un altro, o se domani sarà ancora un altro posto, molto probabilmente lo sarà. Cioè, è sempre una crisi ed è una crisi comunque di crescita. L'America non è New York, e l'America come l'ho immaginata io allora è diversa. La realtà è una città più vecchia d'America. Però è normale, in un limbo strano, dopo un po' di anni che sono vecchi, trovo più a casa.